secondi, chiaramente potranno anche sforare dei lanci liberi per provare la prestazione massima migliore della vettura. Poi nelle prove di qualifica delle eliminatorie devono assolutamente azzeccare i 12 secondi senza scendere sotto. Guardate come largo il cap di Fabrizio Riccardi, deve portarsi allo stage, avanti ancora un pochettino, deve salire con l'allineamento perfetto. L'unica vettura diesel in gara, credo, guardate la potenza di quel pick up pesantissimo da muovere. Raffaele intanto giù tutto con la sua coda, vediamo il tempo. La reazione per adesso non conta. 11.2 per Raffaele, 11.8 per Fabrizio. Grande. E abbiamo lui.